Pelagos occupa da sempre uno spazio molto importante, ne parliamo con il presidente Massimo Castellano. Allora, in due battute, un anno di lavoro e 5 giorni di esposizione qui al Big Blue. È stata un'edizione all'insegna dei giovani e dell'internazionalità. I giovani hanno partecipato tantissimi, come non mai, ai percorsi di divulgazione culturale. I giovani si sono iscritti nei concorsi poi che noi abbiamo organizzato nel corso dell'anno e che hanno avuto le premiazioni più importanti nell'ambito del Big Blue. E l'internazionalità dall'altra parte è stato l'altro motivo conduttore, perché abbiamo avuto un Festival dell'Immagine del Mare partecipata da 28 nazioni. Abbiamo avuto una partecipazione internazionale importante anche da parte del Brasile, Portogallo e altri stati alla Heritage Best Communication Campaign Award. Quindi diciamo questa piattaforma di intrattenimento, divulgazione e comunicazione che è il Pelagos sta diventando sempre più internazionale in un contesto fieristico di tutto rispetto. Nel futuro, grazie a queste collaborazioni internazionali e presenze internazionali che abbiamo avuto nel corso del 2013, sicuramente delle attività che vanno sempre più da una parte verso il nord Italia, attraverso un asse che creeremo con Venezia e con Genova, cercando di raccordarci con delle iniziative, delle campagne di comunicazione istituzionale come la nostra che vengono realizzate nei paesi diciamo dell'Europa dell'Est. È una sfida interessantissima e noi impiegheremo tutte le nostre energie in vista di Pelagos 2014.